Ciao a tutti amici di Android Geek, eccoci qui finalmente a recensire il Sony Xperia P, ovvero il secondo smartphone della famiglia Xperia NXT, nonché prodotto che viene venduto a un prezzo di 399 euro, quindi si posiziona leggermente sotto il fratello maggiore Xperia S. Da quest'ultimo riprende un po' le linee squadrate, lo stesso design chiamato Iconic, molto bello ed elegante. Risulta essere molto più maneggevole però rispetto all'Xperia S, perché le dimensioni sono inferiori. Infatti è un 122 mm lunghezza, 59 di larghezza e 10.5 di spessore. Il peso 120 grammi, non si sente più di tanto in tasca. Rispetto a Xperia S abbiamo un vero e proprio corpo unibody, infatti non abbiamo la scocca posteriore che si stacca, è tutt'uno. All'interno ovviamente abbiamo una batteria non removibile da 1290 mAh, potrebbe sembrare un po' sottodimensionata, in realtà fa il suo lavoro e con uso intenso si arriva a fine giornata. Sempre sulla batteria dico che è veramente velocissima a ricaricarsi, tanto che con un'oretta e 10 si ricarica da 0 a 100. Integra anche il chip NFC. Guardiamo un pochino meglio, vediamo come sul lato sinistro abbiamo lo slot per inserire la micro SIM, abbiamo ovviamente anche una porta micro USB e anche un'uscita video micro HDMI, quindi vi potrete sbizzarrire con la funzionalità di HDMI mirroring, ovvero potrete collegare questo device alla TV ad alta definizione. Sul lato destro abbiamo ovviamente una cassa, pulsante per accendere e spegnere il terminale, il bilanciere del volume, che poi è anche un bilanciere dello zoom in caso di fotocamera, e poi un tasto fisso per scattare fotografie. Sul retro abbiamo una camera posteriore da 8 megapixel con sensore XMORE-R, LED flash, supporto ovviamente l'autofocus e registra video in full HD 30 fotogrammi al secondo. Davanti abbiamo la camera VGA che ci consente di effettuare videochiamate di tipo VoIP, non quelle tradizionali. Abbiamo il sensore di luminosità, di prossimità e il LED di stato. Qui sotto ritroviamo la barra trasparente che abbiamo già visto su Xperia S, quindi molto bella, si illumina sempre quando qualcuno ci chiama ed in altre situazioni. Rispetto a Xperia S abbiamo i tasti soft touch non posti sopra la barra ma proprio in prossimità della barra, vedete? E risultano essere molto più reattivi, a mio avviso è una scelta molto più intelligente. Devo dire che in generale ho trovato questo Xperia P costruito meglio rispetto a Xperia S, anche se poi Xperia S era comunque un prodotto ben costruito a livello di qualità, di materiali e tutto. Poi abbiamo uno schermo da 4 pollici con risoluzione QHD, è un display di tipo reality che integra sia la tecnologia Mobile Bravia Engine sia la tecnologia White Magic, ovvero una tecnologia che consente a questo device di raggiungere una luminosità massima di 1000 nit, quindi in un certo senso supera anche il display LG Nova. È molto leggibile la luce del sole, la resa generale è veramente molto bella, forse non ha gli angoli visuali, cioè un po' il livello dell'IPS, però sono comunque buoni. Forse l'unico vero difetto che c'ha è che qualche volta tende un pochino a riflettere, però solo leggermente. Per il resto un ottimo pannello e lo vediamo subito con un filmato demo. Vediamo. Vedete come la resa dei colori, cioè tutta, quindi qualità allo stesso livello degli altri display reality, quindi abbiamo colori vivaci però molto tendenti al realismo, quindi realistici, scusate. Vedete, bei colori, ben riprodotti e fedeli un po' alla realtà. Poi cosa abbiamo sotto la scocca? Abbiamo un chipset inedito chiamato Novator U8500, è di ST Ericsson, quindi di fatto si tratta di un produttore che è stato inglobato da Sony, quindi possiamo considerare questa soluzione come una soluzione interna. Cosa integra questo chipset? Allora, integra un processore Cortex A9
dual core da 1,5 GHz. Scusa, da 1 GHz è molto veloce, devo dire, nonostante abbiamo a che fare con Gingerbread, le prestazioni ci sono, diciamo, tutte le tipiche interazioni di Android quotidiane sono molto veloci, vedete? Anche magari andiamo sul market, dove di solito sono tante animazioni, è un pochino pesante, e vedete come il tutto viene gestito molto bene. Quindi molto molto veloce. Poi abbiamo ovviamente anche un gigabyte di RAM che aiutano tanto. Di solito abbiamo anche tanta RAM libera, nonostante i tanti servizi attivi tra social network, servizi Google e quant'altro. Vediamo un po' la memoria. Applicazione, sì, servizi in esecuzione. E ne abbiamo in questo momento ben 552 550 MB di RAM libri. Io non so se si vede, perché questo display è molto luminoso, forse potrebbe dare qualche noia alla mia camera quando visualizziamo le scrittine bianche. Spero di no. Comunque, ben 550 mega sempre libri, nonostante i tanti, tanti servizi attivi. Cosa abbiamo a livello di GPU? La GPU è una Mali 400, ossia quella del Galaxy S2, anche se è una versione un pochino meno potente, però si ben comporta con tutti i giochi, è molto prestante, con tutti i giochi avanzati vengono gestiti fluidamente. C'era un utente che mi aveva chiesto un po' di dare un parere, fare un confronto con l'Adreno 205 del chipset Snapdragon S2 e rispetto al PowerVR SGX 540 dell'OMAP 44 Tendra, per intenderci ad esempio il Motorola Razr. Devo dire che dove si posiziona questa GPU Mali 400 del Novator? In pratica a metà strada, anche se poi se consideriamo la risoluzione QHD, devo dire che si avvicina a livello di prestazioni fortemente al PowerVR SGX 540 del Motorola Razr, ecco, altro device con risoluzione tra l'altro QHD. Poi certo, se noi andiamo a prendere in considerazione quei benchmark, ad esempio come GL Benchmark, sono un pochino più avanzati, che simulano anche il comportamento della GPU a 720p anche su device che non hanno una risoluzione HD, allora lì perde un po' il confronto. Però detto sinceramente, a noi non ce ne frega niente, perché il display, la risoluzione nativa del display di Xperia P è appunto QHD, quindi non visualizzeremo mai in HD puro. Detto questo, volevo farvi vedere la memoria. Abbiamo detto 1 GB di memoria RAM. Abbiamo ben 16 GB di memoria interna, ripartita così: praticamente 11,26 GB come spazio archivio, 1,75 GB come spazio per installare applicazioni. Ovviamente adesso è un po' minore perché ho installato tante applicazioni. Non è espandibile tramite la micro SD, però c'è una piccola chicca, ovvero c'è il supporto all'USB host nativo. E adesso ve lo faccio immediatamente vedere. Ops, vedete come viene immediatamente rilevata. Andiamo magari su Astro, così gli facciamo leggere qualcosa. Ecco, vedete com'è. Ad esempio, questo è un PDF che abbiamo all'interno della chiavetta e viene tranquillamente letto. Anche un video in HD. Tra l'altro facciamo vedere come anche la skippata tra un frame e l'altro è molto veloce, vedete? Nonostante stia leggendo da una chiavetta USB anche abbastanza lenta. Quindi rende molto interessante la possibilità di leggere le chiavette USB 2.0. Infatti le chiavette USB 3.0 purtroppo non vengono lette, o meglio necessitano di maggiore energia. Quindi se infilate un pendrive 3.0, Xperia P vi dirà che è eccessiva la
richiesta di energia, quindi non potrà soddisfarvi, quindi disconnetterà immediatamente il pendrive 3.0. In realtà poco male, perché tanto i pendrive 2.0 ormai costano poco, e poi volendo si trovano anche tagli molto alti, appunto a prezzi economici. Come abbiamo detto, il sistema operativo è Gingerbread, ovvero Android 2.3.7. Non si tratta quindi di una versione del sistema operativo di Google molto recente, però Sony ha promesso di aggiornare Xperia P ad Ice Cream Sandwich ad inizio agosto, quindi ci possiamo aspettare miglioramenti dal punto di vista delle prestazioni, ma anche nuove funzionalità. Per il resto l'interfaccia è quella tipica di Sony, quindi 5 schermate personalizzabili con widget e shortcut. Abbiamo i widget, che sono un po' quelli tipici di Google, quelli di Sony. Ad esempio abbiamo Timescape, abbiamo lettore musicale modificato, proprio di Sony, Music Unlimited, orologi vari, Smart Tag, Meteo e via dicendo. Ad esempio questo è il Meteo, è molto carino. Oops. Questo è praticamente il widget feed, in pratica è quello relativo a Timescape. Timescape, ricordo, è un'applicazione che ci permette di integrare tanti servizi. Di base supporta i messaggi normali, Facebook e Twitter, però possiamo appunto potenziare e estendere le possibilità. Quindi, ad esempio, possiamo far integrare Picasa, Foursquare, Google Reader, Gmail, e tanti altri. E eventualmente questi servizi saranno sempre visualizzati da questo widget feed. Possiamo personalizzare la nostra grafica anche con delle skin che Sony chiama motivi. Il dock è personalizzabile sia con applicazioni oppure con delle cartelle. Il drawer, ovvero il menu di applicazioni, come al solito si scorre in maniera orizzontale. Possiamo disporre le applicazioni con un ordine non proprio preciso, nel senso possiamo scegliere un ordine alfabetico, più utilizzati oppure installato recentemente, quindi come vogliamo noi, esempio, vedete? Molto veloce anche disinstallare applicazioni. Sony permette anche di disinstallare molte delle applicazioni preinstallate, e il tutto risulta essere molto rapido. Per il resto si interagisce un po' alla solita maniera, quindi se vogliamo trascinare un widget da una schermata all'altra possiamo farlo, possiamo trascinare su cestine se non ci piace più, e si attivano, diciamo, animazioni molto simpatiche. Per quanto riguarda il comparto software, cioè quello che Sony preinstalla su questo device, sono le classiche applicazioni che troviamo su tutti i device Sony. Abbiamo detto Timescape, Music Unlimited, se volete abbonarvi al servizio a musica di Sony, quindi potete scaricare tutta la musica che volete. Abbiamo una radio FM, abbiamo ad esempio Wise Pilot, che è una sorta di GPS offline. Possiamo scegliere contenuti multimediali tramite la tecnologia DLNA, adesso ovviamente TV abilitate. Abbiamo la possibilità di settare dei profili per ottimizzare il risparmio energetico. Abbiamo Neo Reader, che in pratica è un barcode scanner. L'applicazione Tag, che è quella che riguarda le smart tag, purtroppo io non ne ho a disposizione, quindi non posso farvi vedere. Per il resto, insomma, ripeto, c'è un po' tutto quello che troviamo anche su altri dispositivi Sony. Già che ci siamo, ascoltiamo anche un po' la musica, così vediamo come si comporta l'audio di questo prodotto. Quindi, come si può sentire, la qualità è molto buona. Il volume è nella media, però la qualità è veramente alta, nel senso abbiamo un audio molto pulito, tonalità calde. A me personalmente mi piace molto la qualità in generale dei prodotti Sony, e quindi questo Xperia P ben comporta. Faccio vedere una piccola cosa, perché l'applicazione musica permette anche di scaricare la copertina dell'album, quindi molto bella. Già che ci siamo, facciamo anche la chiamata al 4030, così vediamo come si comporta a livello telefonico. Vediamo se la 3 ci risponde, perché non sempre lo fa. Le dà il benvenuto.
smartphone. Il suo credito residuo è 5,19 euro. Vedete come la qualità anche della mia voce è molto buona, quindi non abbiamo assolutamente disturbi acustici, è sempre molto chiara, non abbiamo tonalità metalliche, è assolutamente pulito. Il volume, ripeto, è un po' nella media, non è proprio alto. Poi il tutto cambia se noi infiliamo le cuffie auricolari in-ear di buona qualità che troviamo nella confezione. Il volume è molto più alto e la qualità è ancora superiore, idem quando si ascolta ovviamente la musica. Per quanto riguarda le conversazioni normali, l'altoparlante anteriore fa il suo dovere, qui il volume è molto alto, sempre pulito, l'interlocutore ci sente in maniera chiara, quindi nessun problema, la ricezione è buona, non ha mai dato problemi di instabilità in quanto a ricezione, quindi devo dire che dal punto di vista audio e telefoni questo Xperia P è assolutamente promosso. Adesso andiamo a vedere un po' l'applicazione fotocamera. Ricordo che questo device ha un sensore da 8 megapixel con Exmor R, quella tecnologia Sony. Cosa ci permette di fare per l'impostazione dell'applicazione fotocamera? Allora, possiamo scegliere le scene automatiche, quindi riconoscerà da sé la scena. Possiamo praticamente scegliere la scena manuale, o meglio lo scatto manuale, quindi scegliere le scene in maniera manuale. Scusate, si sente un po' un volume dell'audio di una macchina che sta passando. Facciamo passare, vabbè. Comunque vedete come le scene sono ritratto, orizzontale, scena notturna, festa, sport, insomma le tipiche che troviamo anche su altri device. Possiamo decidere l'esposizione, possiamo anche decidere il flash, c'è anche la riduzione degli occhi rossi. La fotocamera appunto scatta foto a 8 megapixel però in formato 4 terzi, 6 megapixel in formato 16 noni. Io personalmente preferisco scattare a 16 noni, quindi 6 megapixel, perché così sono molto più belle da rivedere sia su TV e monitor ODN che sono in formato 16 noni, sia proprio su lo schermo di Xperia P che ha il formato 16 noni. Poi abbiamo appunto il riconoscimento del sorriso di vario tipo, modalità da messa a fuoco, diverse tipologie, l'esposizione abbiamo visto, l'ISO fino a 800, bilanciamento del bianco, e faccio vedere anche che lo stabilizzatore dell'immagine è attivo anche su la fotocamera, quindi non soltanto quando abbiamo a che fare con la videocamera. Anche qui vedete come i video possono essere registrati in massa in full HD, le scene possiamo deciderle. C'è l'illuminatore, prende la torcia, quindi i video verranno bene anche di notte. Abbiamo un po' tutte le tipiche impostazioni che Sony da sempre ci permette nei suoi device, quindi molte. Già che ci siamo, appunto, vediamo un po' come si comporta la qualità delle foto. Scusate. Allora, questa è una foto a 4 terzi, si riconosce perché mette le bande nere, un po' bruttine. Questa è la stessa foto in 16 noni. No, la qualità, questa è in 4 terzi, questa è 16 noni. La qualità in generale devo dire è molto buona, nel senso che i colori sono ben riprodotti, sono realistici. Anche le macro vengono abbastanza bene, vedete, esempio queste, colori piuttosto fedeli, vedete com'è, è piuttosto dettagliata. L'unica cosa, ho notato che soffre un po' le scene come questa, sempre la spiaggia, praticamente i colori tendono ad essere un pochino smorti a mio avviso. Sempre queste foto le ho scattate che c'erano tipo 37-38 gradi col sole diciamo a palla, e se notate invece sembra un po' come se il cielo è nuvoloso, non è proprio vibrante, voglio dire, sei colori. Però in realtà ho capito un po' qual è il motivo, non è tanto la fotocamera in sé, piuttosto è proprio la scena, il riconoscimento delle scene automatiche, che in caso di scene di spiaggia, insomma di mare, tende ad avere un po' i colori smorti. Infatti se poi mettiamo la scena spiaggia è già molto più vivace.
Vediamo un po' un video, vediamo di ritrovare quello che volevo ritrovare, forse questo, sì. I video, vedete, già invece vengono visualizzati con colori migliori, insomma più fedeli alla situazione, che era, ripeto, una giornata molto molto calda. I video vengono veramente molto bene, 1080p, 30 frame al secondo, molto molto costanti, quindi non abbiamo assolutamente microscatti. Quindi dal punto di vista del reparto fotografico questo device si comporta molto bene, le foto sono buone, però ripeto c'è un po' questo piccolo difetto che a volte abbiamo foto con colori leggermente smorti, però ripeto se scegliete poi la scena manuale, quella accede manualmente la scena, si risolve. Passiamo a vedere come si comporta in ambito navigazione web. Andiamo sul nostro sito. Questa è la tastiera, tra l'altro virtuale del device. Devo dire che è molto molto comoda. Si scrive veramente alla grande. Risulta essere anche molto veloce. Infatti, devo dire che forse ho trovato la mia tastiera virtuale ideale, pur non essendo, diciamo, un campione nello scrivere su queste tastiere virtuali, personalmente preferisco un po' le tastiere QWERTY fisiche. Devo dire che questa tastiera mi sono trovato veramente a mio agio. Forse l'unica cosa che gli manca è il tasto ricerca integrato proprio nella tastiera stessa, però per il resto veramente è molto prestante, zero lag, veloce, si scrive in maniera comoda. Questo appunto è il nostro sito web, usato da Xperia P, vedete come comunque la navigazione è buona, abbiamo un buon pan, pinch to zoom abbastanza fluido, scrolling anche, forse è un po' questo tipico effetto che Sony ha implementato un po' su tutti i device 2012, ovvero uno scrolling forse un pochino rallentato, non scattoso, diciamo, è fluido, idem anche il pinch to zoom, vedete? Però forse ha un effetto un po' rallentamento, un po' rallentato. Comunque molto buono. A parte questo, devo dire che la navigazione web ovviamente non potrà che migliorare ulteriormente, anzi di netto, con Ice Cream Sandwich, quindi avrà un nuovo browser web, le potenzialità di Ice Cream Sandwich che sfruttano meglio l'hardware, quindi quello che vedete adesso e vale fino a un certo punto, perché Xperia P deve ancora mostrare un po' i suoi artigli, ecco. Attualmente supporta ovviamente il flash, dico attualmente perché poi quando avremo Jelly Bean, io sono certo che arriverà anche su questo device, lì sappiamo tutti che il flash ci dirà addio. Per adesso lo supportiamo ancora con Gingerbread e Ice Cream Sandwich. Fermiamoci qui, quindi vedete come i video comunque vengono gestiti in maniera abbastanza agevole, almeno sul nostro sito web. Andiamo sul Corriere dello Sport, che è molto pesante. Ricordo che non è possibile forzare la visualizzazione PC dal browser, perché quello classico con Ice Cream Sandwich lo sarà. Sarà possibile, oppure se volete potete scaricare browser alternativi e quindi visualizzarli in modo da PC forzando direttamente dall'applicazione. Questo è Corriere dello Sport, vedete anche qui si comporta in maniera abbastanza buona, anche vedete la rotazione è buona, pinch zoom anche, dai, si comporta in maniera più che egregia. Poi ripeto, con Ice Cream Sandwich si comporterà sicuramente meglio, perché già ho visto che su device con single core si comporta molto meglio, figuriamoci con una piattaforma dual core Novator. Già che ci siamo, però, volevo farvi vedere un po' come si comporta anche con un'applicazione diversa, ad esempio Opera. Andiamo sul Corriere dello Sport e vediamo come la qualità
è sempre molto buona, al tempo stesso abbiamo maggiore velocità. Vediamo di togliere questa, così vediamo full screen, ecco qui. Con Obra vedete, la fluidità è maggiore, anche pinch to zoom è anche più fluido. Quindi si comporta molto molto bene. Adesso passiamo a giocare, nel senso, quindi vediamo come si comporta in ambito ludico. Vi faccio vedere Dead Trigger, che praticamente è un gioco che è uscito un paio di giorni fa. Spara tutto, che usa il motore grafico molto complesso, molto avanzato, Unity 3D. Mad Finger Games, come al solito, ha fatto un ottimo lavoro, veramente uno dei giochi più impressionanti dal punto di vista grafico, quindi possiamo anche vedere come si comporta la GPU Mali 400. Un bel banco di prova. Gioco che ho settato al livello massimo della qualità, perché questo gioco fa prende settare 3 impostazioni, low, medio e alto. Qui abbiamo la modalità high, quindi alto dettaglio, e vedete come si comporta alla grande. Ups, sono uscito, mamma mia. Ecco, qualche volta mi capita, mentre gioco, tocco il tasto home e torna proprio sulla home. Forse in quei giochi in cui bisogna un po' muovere tante le dita. Comunque vedete com'è. Il tutto scorre in maniera fluida. Vabbè, fermiamoci qui, quindi vedete come anche Dead Trigger, un gioco molto avanzato graficamente, viene gestito tranquillamente dalla GPU Mali 400, che ripeto è molto buona, ha ottime prestazioni. Poi comunque è abbinata a un processore Cortex A9, quindi dual core, quindi possiamo stare tranquilli dal punto di vista ludico. C'era chi mi aveva chiesto di far vedere magari Asphalt 7 o Nova 3. Allora, Asphalt 7 purtroppo ancora non viene rilasciato da Gameloft. Speriamo che lo rilasci presto. Nova 3 purtroppo ancora non è compatibile con la piattaforma no Novator U8500, quindi non ce l'abbiamo proprio sul market. Speriamo che sia presto disponibile. Sicuramente le capacità hardware del Novator sono importanti, quindi non vedo perché non dovrebbe funzionare alla grande con Nova 3. Per il resto vi ricordo che faremo anche dei focus, anche focus sui videogiochi, quindi vi faremo un po' vedere come si comporta in ambito ludico con i giochi più avanzati compatibili attualmente con Xperia P. Quindi questo era appunto Xperia P, prodotto Sony, che a noi è piaciuto veramente tanto perché risulta essere completo innanzitutto, ha tutto, cioè ha un hardware dual core, quindi molto buono, prestante, ha il chip NFC, ha l'uscita video micro HDMI, si comporta quindi molto bene, perché comunque l'interfaccia di Sony è sempre molto intuitiva e leggera, non è invasiva, tanto che Sony, non so se l'ho fatto vedere, però ci permette anche di installare le applicazioni native, Office Suite, lo stesso Music Unlimited, quindi possiamo tranquillamente disinstallarli. Ha uno schermo molto bello, tra i migliori attualmente montati su uno smartphone, molto ben leggibile alla luce del sole. Si comporta bene, l'esperienza Android è veramente bella, è maneggevole, è molto ben costruito. In un certo senso mi è piaciuto più questo Xperia P che Xperia S, veramente un bel prodotto.
che a mio avviso vale assolutamente tutti i 399 euro che costa. Poi se volete, se siete interessati, se vi piace particolarmente l'estetica, vi potete anche un po' affidare ai negozi online. Io ho visto un po' su Toro a prezzi che si trova anche sui 329 euro e a questo punto io ci farei più di un pensierino. Insomma, un prodotto ottimo da Sony che speriamo ci stupisca ancora con altri device in futuro. Quindi se siete proprio interessati a uno smartphone completo, potete andare tranquillamente su questo Sony Xperia P. Ricordo che ovviamente faremo dei focus, come ho già detto. Se avete curiosità, domande particolari, noi cercheremo di soddisfarle attraverso appunto questi focus, e queste domande potete farcele tramite mail, sul sito, sul canale YouTube, insomma dove volete. E con questo è tutto, quindi rimando alla prossima. Un saluto da Matteo di Android Geek. Ciao ciao!